Siamo con la dottoressa Roberta Chersevani, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Gorizia, nonché coordinatrice della Consulta Deontologica Nazionale. Nell'intervento che lei ha fatto prima, che ha introdotto i lavori della giornata, ha parlato di un concetto importante, che è quella della modernità del nuovo codice deontologico, o comunque della revisione del vecchio codice. In questo senso, queste bozze che vengono discusse oggi e che verranno ancora discusse, in che senso possono rappresentare un avanzamento di modernità? Modernità, non so se è il termine più corretto, può darsi che io l'abbia adoperato comunque prima. Sicuramente la medicina sta correndo in avanti, la medicina sta facendo tante scoperte, la medicina è in continua evoluzione. E quello che noi vorremmo, se fosse ove possibile, è quello di far sì che ben saldi i principi che governano la nostra professione, che governano il nostro rapporto con il paziente, che comunque si possa trovare spazio all'interno del nostro codice per quelle che sono i momenti di innovazione. Io prima avevo rapidamente citato quelli che potevano essere alcuni degli articoli che poi abbiamo in parte anche rivisto stamattina. Il discorso sull'ambiente che avete visto nei confronti che ci sono stati stamattina, l'ambiente sta diventando un momento di estrema importanza e la figura del medico non può, e il ruolo del medico non può essere distaccato da quella che è informazione, conoscenza, rischi. Il medico stesso poi come testimonial di un comportamento corretto nell'ambito di quello che è l'ambiente, in particolare dell'articolo 5. Ne abbiamo visti altri stamattina, ma mi viene in mente il discorso per esempio sull'aggiornamento, sul medico che si deve aggiornare. Ci sono tutta una serie di norme anche di leggi nazionali che si stanno interessando sull'aggiornamento del medico, e noi di questo dobbiamo anche tenerne conto all'interno del codice. È chiaro che sono principi impliciti, però se si riesce a essere un po' più esplicativi credo che possa essere utile. Quindi il tentativo è quello di rimanere al passo con i tempi. Procreazione medicalmente assistita è uno degli altri articoli che abbiamo in parte rivisto, le dichiarazioni anticipate di trattamento che vengono ulteriormente esplicate, sono le cose che ci sentiamo chiedere molto spesso dai nostri pazienti per capire quella che è la loro posizione, per capire quello che è la nostra idea in merito. Nei lavori di questa prima parte della giornata è emerso un dibattito molto acceso, molto ricco, quasi che il codice sia proprio un testo aperto in cui si discute e si cerca insieme di trovare la formula più adeguata, diciamo poi all'applicabilità dell'atto medico. Prima diceva anche che c'è un aspetto tecnico che però non è l'unico aspetto che deve emergere dal codice. Una domanda che abbiamo fatto anche al dottor Panti: questo nuovo codice andrà verso un approfondimento anche della tecnologia dell'atto medico o più verso una cultura della medicina che si sta sempre più arricchendo di stimoli nuovi? Ma io credo che la tecnologia sia estremamente trainante in questo momento, tant'è vero che noi abbiamo aggiunto degli articoli sia per quanto riguarda l'impiego delle tecnologie che abbiamo a disposizione, sia per quanto riguarda il passaggio di quella che si chiama ICT, cioè Information Communication Technology, cioè tutta la tecnologia che riguarda l'informazione e la comunicazione, cioè questo passaggio che noi stiamo facendo in ambito di dematerializzare, no? Tutto quello che può essere la cartella clinica, per passare ad altri tipi di utilizzo. E a questo proposito c'è un articolo, non so se riusciremo a parlarne oggi, anche perché gli articoli erano 75 e sono diventati 79, e il ritmo con cui stiamo piacevolmente confrontandoci, discutendo, è molto interessante, quindi non riusciremo a vederli, ma sicuramente ci sono degli articoli anche in questo ambito, si sta modificando. Questo incontro, lei diceva, il codice è aperto. Il codice è aperto perché in questo momento, a parte Torino, ci sono altri 105 consigli provinciali che ne stanno discutendo, quindi credo che riuscire poi a fare una sintesi che possa essere il più condivisa possibile e il più vera, così aderente a quella che è la realtà, sarà difficile, ma insomma cercheremo di farcela. Grazie e buon lavoro.